Let's go baby, oggi giorno di festa per il canale di Power, quindi prendetevi le ferie, prendetevi il giorno libero, non andate a scuola, non fate niente di niente, non uscite perché oggi si festeggia. No, non è vero, non ancora si festeggia, ma a breve si festeggerà. Siamo quasi arrivati ai 50.000 iscritti, a metà passo dal primo traguardo che mi sono posto, cioè 100.000 iscritti, e sono, ragazzi, felicissimo di vedere che quasi 50.000 persone si sono iscritte alla mia pagina, un più una cosa come 10.000-15.000 persone guardano i miei video, e sono felice di questo perché la tipologia di video che faccio io, la tipologia comunque di contenuti che tratto è una cosa un pochino particolare, quindi prende un pubblico un pochino più d'élite, un pochino magari più maturo, quel pubblico che magari va a cercare qualcosa di qualità o di eccelso in Call of Duty magari allo stesso tempo. Come vedete, il mio canale si sta espandendo. Come sapete, ho annunciato il mio ritiro da giocatore professionista di Call of Duty. Fermi tutti, io so già cosa stai dicendo. No, Power, cosa fai? Perché ti ritiri? Ragazzi, è normale, sono anni che gioco a Call of Duty, sono anni che faccio tornei. Call of Duty, secondo me, si è snaturato nel tempo e fare le competizioni, i tornei, eccetera, eccetera, non mi dà più quello stimolo. E ho trovato un gioco che mi sta stimolando tantissimo e non vedo l'ora di andarci a fare tornei, comunque eventi, eccetera. Sto già iniziando, sto praticando tantissimo ora al giorno, mi sto allenando, mi sto skillando, ed è una cosa fighissima, specialmente su un gioco che è skill based ed è Overwatch. Come state vedendo, il canale ha questa scissione, se così si può dire, o anzi, ci sono due contenuti in parallelo. Uno è Call of Duty, che come vedete tratto sempre, faccio sempre la solita tipologia di video, non sono cambiato, sono quelli. Allo stesso modo abbiamo Overwatch. Perché faccio Overwatch? Overwatch è un gioco che mi piace tanto, mi ricorda i giochi che facevo quando ero piccolo, in cui vedevo i pro player del computer giocarci e mi dicevo, cavolo, se io fossi come loro. Poi per un motivo, poi per un altro, ho giocato su console, ma allo stesso tempo io sono nato come giocatore del PC, anche se ho avuto come primo videogioco, se così si può dire, Mario 64 per la Nintendo. Comunque non vi sto a raccontare questo. Overwatch è un gioco che mi piace tantissimo, un gioco dove il gioco di squadra conta più di qualsiasi cosa e mi sta piacendo veramente tanto. Ci sono infinite possibilità all'interno di quel gioco. Lo so che magari è molto difficile da spiegare perché molti di voi lo vedono come un gioco per bambini, magari cartonesco, invece è tutto l'opposto. È un gioco dove richiede una, cioè una testa, devi avere proprio la mentalità aperta in questo gioco, devi essere skillato, devi saper comunicare, devi saper giocare con la tua squadra, devi imparare a masterare diversi PG, devi saperti adattare ed essere malleabile. È una cosa, ragazzi, difficilissima. A volte quando mi alleno per così tanto il mio cervello mi fuma, quindi spero che potete capire. Allo stesso modo, ragazzi, una cosa veramente importante che vi voglio dire è che io streamo ogni giorno su twitch.tv/powertv. Quindi ricordatevelo, il link è qui sotto, il link è nel banner del canale, il link è ovunque, vi basta scaricare comunque su YouTube, sì, sul vostro cellulare, l'app di Twitch se lo vedete dal cellulare, sul tablet, o se no andare sul sito twitch.tv e trovate il mio canale che è PowerPowerTV. Mi raccomando, venite a seguire le streaming. E voi direte, Power, ma perché non le fai su YouTube? Io ho notato che su YouTube ci sono molte, ma molte più persone che mi seguono. Ma quello che voi non capite è che YouTube è limitativo per le streaming. La qualità video non è così eccelsa come Twitch. Il problema delle musiche, non potete inserire le canzoni. E io ho una cosa fantastica, ho una cosa chiamata Mubot, in cui voi stessi potete inserire all'interno della mia streaming le vostre canzoni e creare una playlist con le canzoni degli utenti. Io posso scoprire nuove canzoni, potete mettermi canzoni da ridere, può succedere di tutto, ragazzi. Ed è questa la cosa fantastica. Twitch non me le muta le canzoni, e così posso magari utilizzare quei file per farci dei video, possiamo fare magari degli highlights delle streaming oltre ai video che faccio normalmente. Quindi, ragazzi, quello che vi voglio dire, venite a seguire le streaming su Twitch, venite a guardare, perché tante volte viene gente che non c'entra magari pure nulla con quel gioco magari, ma si diverte lo stesso perché è un modo per interagire con quello che è proprio lo streamer in sé. Comunque, ragazzi, siamo arrivati verso la fine del video, vi invito tutti a venire su Twitch, vi ringrazio tutti per il supporto, siamo quasi a 50.000 iscritti, e vi dico che martedì ci sarà un mega evento su Twitch, non so ancora se sarà su PC o su console, ma sarà un mega evento, ho bisogno di tutto il vostro supporto, ho bisogno di tutti voi che veniate, e vi giuro sarà epico. Speriamo di arrivare a 50.000 iscritti proprio per martedì, in modo così da fare questo evento ancora più grande e rendere felici tutti. Io, ragazzi, vi ringrazio ancora. Siamo a metà della scalata, ce la faremo a fare 100.000, easy peasy lemon squeezy. L'importante è non demordere, mantenere sempre le stesse cose. Non vi preoccupate, non è che Call of Duty lo lancerò e lo lascerò. Non vi preoccupate, è solamente che ho smesso di fare tornei su quel gioco e voglio dedicarmi e magari diventare un giocatore professionista su un altro. Sto spendendo tanto tempo, mi sto allenando tantissimo e i risultati si stanno vedendo. Ci vuole magari ancora tanto tempo per diventare a livello di quelli che sono i giocatori che ci giocano d'anima.
ma piano piano sono sicuro che ci riuscirò. Io vi ringrazio a tutti, spero verrete qui oggi proprio su Twitch oggi pomeriggio e spero ovviamente che ci sarete martedì per il mega evento e ovviamente per il video di 50.000 iscritti speciale. Io vi saluto baby, ci becchiamo al prossimo video, grazie ancora.